colpo di scena al Monza, saltato Gollini. Sarà Keylor Navas l'erede di Di Gregorio nello scacchiere biancorosso del nuovo tecnico Nesta. Ancora un colpo di scena nella telenovela sul nuovo portiere del Monza ed erede di Di Gregorio, accasatosi alla Juventus nella prima parte del mercato estivo. Dai bianconeri resterà un sogno Szczęsny, fuori portata a livello di ingaggio per il club brianzolo. Adriano Galliani ha così accelerato la scorsa settimana prima per Silvestri e poi Gollini, senza trovare però alla fine l'intesa né con il portiere in forza all'Udinese né con l'estremo difensore dell'Atalanta, soprattutto con quest'ultimo l'accordo sembrava a un passo, prima del dietrofronte della nuova mossa a sorpresa del Condor Galliani. Il CEO del Monza, che domani festeggerà 80 anni, spiazzando tutti ha virato su Keylor Navas e chiuso con una trattativa lampo l'ingaggio dell'esperto nazionale del Costa Rica come raccolto da Calciomercato. It.Calciomercato Monza, Szczęsny resta un sogno, Galliani chiude per Keylor Navas. L'ex Real Madrid, che in bacheca vanta 3 Champions League a difesa della porta dei Blancos, sbarcherà martedì a Milano per il consueto iter medico propedeutico alla firma sul contratto. La macchina organizzativa del Monza si è messa in moto, con Navas che a metà settimana svolgerà le visite mediche e successivamente sarà annunciato dalla compagine biancorossa. Da limare gli ultimi dettagli sull'ingaggio del costaricano, che arriva da svincolato dopo la fine dell'avventura al Paris Saint-Germain. Per il classe 86 è pronto un contratto annuale con opzione legata alla salvezza della squadra di Nesta. Adesso non ci sono più dubbi, il Monza riparte da Navas per il dopo Di Gregorio.